benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. C'è tempo fino al prossimo 10 ottobre per aderire al nuovo bando di servizio civile nazionale a cui la Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro partecipa per un totale di 7 posti disponibili. Il servizio. La Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e Sansepolcro ha aperto le selezioni per 7 posti nel progetto in relazione con l'altro del nuovo bando di servizio civile nazionale. Potranno partecipare tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Sì, è una nuova opportunità questa con il Servizio Civile Nazionale. Come Caritas diocesana, dentro il circuito di Caritas italiana, abbiamo appunto visto approvato questo progetto che si chiama appunto In relazione con l'altro, Arezzo e Fiesole, e è un'opportunità per tutti i giovani da 18 ai 29 anni di età di potersi inserire in 6 sedi operative previste dal progetto e fare un'esperienza, ecco, di servizio civile che è formativa ma è anche di relazione con le persone che vivono comunque una situazione di bisogno, di necessità. È l'ambito sociale, quello dell'assistenza che caratterizza Caritas in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue attività. Quindi invitiamo i giovani che sono in questa fascia di età da 18 a 29 di poter fare e presentare domanda che in questo bando qui si presenta esclusivamente online, quindi attraverso tutti i portali del servizio civile, della Caritas diocesana, il servizio civile di Caritas italiana, ma del servizio civile anche quello nazionale, è possibile andare a scegliere il progetto di Caritas italiana nelle sedi della Caritas di Arezzo. Nella domanda che viene appunto presentata esclusivamente da questo bando online, ad un certo punto al giovane che appunto è interessato al progetto Caritas gli verrà chiesto di scegliere la sede di servizio. Le sedi appunto previste dal progetto sono 6. Allora, abbiamo il centro di ascolto diocesano, la casa di accoglienza San Vincenzo, che è appunto all'interno del centro Caritas in via Fonte Veneziana ad Arezzo, la mensa per i poveri di Piazza Giotto, il centro Caritas di Cortona, l'ufficio delle comunicazioni sociali Tele San Domenico ad Arezzo e Rondine Cittadella della Pace. E queste sono appunto le realtà che il progetto può offrire per sperimentare un'occasione importante di crescita, di formazione e sperimentare veramente un servizio di cittadinanza attiva a contatto con chi è più nel bisogno. Che cosa rappresenta l'esperienza del servizio civile Caritas per questi giovani? È veramente un'occasione importante perché soprattutto per coloro che escono dalle scuole superiori prima di affrontare magari la scelta del percorso universitario, coloro che sono magari interessati a acquisire delle competenze nell'ambito appunto sociale, dell'assistenza, dell'educazione, della formazione, è un'occasione importante e preziosa perché ricevono competenze, comunque ricevono anche degli attestati appunto riconosciuti poi ai fini di concorsi e curriculari e poi è un'esperienza senz'altro di arricchimento personale, di crescita interiore, si dice sempre un po' anche alla scoperta della propria vocazione, no? Delle proprie scelte future, quindi vale sia per i ragazzi giovani che escono dalle scuole superiori, ma vale anche per coloro che sono dentro dei percorsi già universitari, magari alcune scelte universitarie tipo scienze dell'educazione e della formazione, l'ambito sociale, tutti questi percorsi umanistici, e così però anche coloro che magari si sono da poco laureati, che vogliono anche sperimentare una prima occasione, tra virgolette, di impegno lavorativo che li fa toccare con mano per un anno intero, ecco, una realtà di esperienza, di servizio civile, di cittadinanza. La presentazione delle domande avviene solo online e la scadenza è fissata per giovedì 10 ottobre alle 14. Sì, è importante appunto, dato che è un bando di concorso pubblico, di poter andare a scegliere attraverso il portale appunto online il progetto di Caritas italiana, sedi di Arezzo, e scegliere appunto la sede dove si vuole andare a fare appunto il servizio civile. Entro il 10 di ottobre questo tipo di domanda. Nel portale online verranno chieste tutte le notizie anche riguardanti il proprio curriculum vitae, le proprie esperienze formative, di lavoro o anche di volontariato che uno ha fatto, quindi andarci un attimino preparati per comunque presentare in tutti i suoi aspetti la domanda stessa. Successivamente alla scadenza della domanda, nel mese di ottobre, verranno chiamati tutti coloro che hanno fatto domanda per un colloquio appunto di selezione in Caritas, e poi dopo verrà dato l'esito e l'inizio del servizio civile per coloro che saranno selezionati è previsto nei primi mesi dell'anno 2020. Primo giorno di scuola questa mattina per gli studenti aretini. In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico abbiamo incontrato Luca Vanni, direttore dell'ufficio scuola diocesano del servizio.
Questa mattina gli studenti aretini sono tornati tra i banchi di scuola. Siamo con Luca Vanni, direttore dell'ufficio scuola diocesano. Qual è la sua previsione per questo anno scolastico che sta per iniziare? Beh, come ogni anno scolastico ci è voluto del tempo per mettere in moto la macchina organizzativa, quest'anno con qualche difficoltà in più perché molte persone hanno, molti colleghi, molti insegnanti, sfruttando la quota 100 sono andati in pensione, quindi alcune scuole, soprattutto nelle scuole primarie, sono a debito e in debito di qualche docente, però nell'insieme l'anno scolastico è partito abbastanza bene. E ci sono delle novità che in parte dovevano essere già attuative e nel frattempo sono state congelate. Doveva essere l'anno di attivazione dell'ora di educazione civica, per il momento è stato congelato perché non ci sono stati tempi tecnici per poterla mettere subito in atto questa nuova disciplina. Resta collegata nei percorsi e nei programmi trasversali in tutte le classi, in particolare nelle classi terminali che durante l'esame di Stato devono trattare gli studenti, devono trattare argomenti inerenti o afferenti anche a quest'area. In assenza di concorsi per l'assunzione di neolaureati, in questi ultimi anni si sono via via esaurite le graduatorie dei docenti di prima e seconda fascia, quindi dei docenti abilitati, si è iniziato a pescare anche sulle graduatorie di terza fascia, ovvero docenti laureati ma non abilitati. E quindi la scuola è in attesa che la politica, quindi dal governo e dal MIUR, si bandiscano i concorsi per abilitare i neolaureati all'insegnamento e quindi sopperire alla carenza di cattedre in alcune aree disciplinari. Le classi italiane, anche quelle aretine, sono sempre più multietniche. Qual è stata e qual è la risposta della scuola italiana a questo processo? Purtroppo ci sono anche da questo punto di vista delle carenze sul piano legislativo, perché a differenza di altri paesi europei, in Italia la legge prevede l'ingresso e l'inserimento tout court di alunni provenienti da paesi anche molto lontani dall'Europa, parlo del Pakistan, viene in mente il Bangladesh, la Cina, di alunni che sono immessi per età nella classe di appartenenza che non sanno nulla di italiano. Per questi ovviamente si attivano percorsi di alfabetizzazione di L2 con percorsi pomeridiani o comunque ci sono il centro territoriale per il rilascio delle competenze, della certificazione delle competenze per la lingua italiana, ma resta un problema. Sta di fatto che ogni scuola ha un suo protocollo di accoglienza e di inclusività con il quale si sopperisce, devo dire, abbastanza, ma non completamente, alle difficoltà inerenti all'inserimento di alunni di primo ingresso e quindi di lingua completamente diversa dalla nostra. Negli ultimi tempi il tema dell'ecologia è diventato centrale nel dibattito culturale. Come stanno rispondendo le scuole aretine? Molte scuole, mi viene in mente il liceo classico, ma anche nella scuola dove insegno, che è l'ITIS Galileo Galilei, si sono attivati. La mia scuola ormai da alcuni anni facciamo la raccolta differenziata dentro le aule, facciamo dei momenti di uscita per andare a ripulire parchi vicini alla sede scolastica e i nostri laboratori, i nostri alunni che frequentano il corso di biotecnologie ambientali e di chimica e materiali, spesso sono anche chiamati a misurare la qualità dell'aria, dell'acqua e anche del terreno limitrofe alla scuola e non solo a quello. Quindi c'è un'attenzione, chiaramente anche qui ce ne dovrà essere via via sempre di più, supportati dalla famiglia e dalla società nella sua completezza. Parliamo adesso dei progetti di alternanza scuola-lavoro, come si sta evolvendo questo settore? Con gli ultimi interventi legislativi del ex ministro Bussetti si è ridimensionato il numero di ore complessive dell'alternanza scuola-lavoro, pur rimanendo aspetto importante perché qualifica ancora di più e maggiormente i nostri studenti, perché li mette immediatamente a contatto con il mondo del lavoro attraverso tutor interni e tutor aziendali che collaborano tra di loro, si parlano, mettono a punto percorsi per rendere ancora più qualificante lo studio dello studente, non solo teoria ma anche immediatamente la possibilità di un approccio nel mondo del lavoro che è
in qualche modo viatico per l'inserimento alla fine del percorso di studio nello stesso. Qual è l'augurio che si sente di fare a questi giovani che stamani sono tornati in aula? Di credere nella scuola, perché la scuola dà grandi opportunità. Un grande filosofo diceva che non è necessario riempire le teste, ma riuscire ad ottenere teste ben fatte. Ognuno di noi, gli insegnanti per parte propria e gli studenti per la loro, devono in qualche modo lavorare avendo bene in testa questo obiettivo, migliorare se stessi attraverso la cultura, rendersi uomini più liberi perché consapevoli di scelte legate alla conoscenza. Il diario di Eugenia Dalbò, quella storia figlia del Risorgimento, ha vinto la 35esima edizione del premio Pieve Saverio Tutino, il concorso per scritture autobiografiche inedite organizzato dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. La premiazione è avvenuta ieri pomeriggio. La scelta della giuria è stata dettata dalla singolarità di una scrittura affascinante e intensa che ci restituisce la figura di una donna protagonista di pagine importanti nella storia italiana. Scadono il 20 settembre le iscrizioni per il corso di formazione display il ruolo chiave dell'addetto alle vendite nell'era dell'e-commerce. Il corso gratuito organizzato dall'agenzia formativa CESCOT di Confesercenti, finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Fondo Sociale Europeo, il corso si rivolge a 15 destinatari che devono essere inattivi, inoccupati, disoccupati e comunque maggiorenni. Le lezioni si svolgono da settembre a maggio, dal lunedì al venerdì. Per informazioni contattare il numero 0575 9843 12. Croce bianca, taglio del nastro per la nuova sede a Ponticino e servizio. Dal 1892 Croce Bianca è presente sul territorio, la prima volta a Ponticino. Sì, è la prima volta che, non è la prima volta che la Croce Bianca si allarga sul territorio di comuni limitrofi di Arezzo, perché abbiamo delegazioni anche a Monte San Savino, a Tegoleto e Castiglion Fibocchi, ma è la prima volta che entriamo in Val d'Arno e che arriviamo a Ponticino con la volontà di portare i nostri quasi 130 anni di esperienza a servizio anche di questa cittadinanza. Cosa significa oggi aderire a Croce Bianca? Ma significa innanzitutto aderire ad un'associazione di volontariato a servizio di persone che hanno dei problemi e che quindi mettere a disposizione il proprio tempo a servizio degli altri. Significa però anche trovare un nucleo di persone con le quali aggregarsi, con il quale imparare delle regole, a stare insieme, che sono convinto che comunque torneranno bene nella vita di chiunque, qualunque attività lavorativa uno vada a fare, perché c'è un senso civico e un senso di rispetto degli altri che per forza di cose te lo trovi addosso e ti tornerà bene. Significa anche imparare un'attività da mettere a servizio degli altri, significa imparare ad intervenire in casi di emergenza, non solo assistenziali, ma di emergenza, urgenza, che in molti, molti casi salvano delle vite umane. I servizi che caratterizzano specificamente il Croce Bianca? Ma noi abbiamo dei servizi a disposizione del 118, cioè garantiamo l'intervento con le ambulanze in emergenza dotate di tutte le attrezzature per il pronto intervento, e poi abbiamo tutta una serie di servizi assistenziali per coloro che hanno bisogno di visite mediche, di essere condotti presso nosocomi oppure cliniche per accertamenti, e abbiamo anche servizi assistenziali alla persona. A suo avviso, qual è oggi la sfida del volontariato? Beh, la sfida del volontariato è rinunciare alla grande corsa che la civiltà di oggi ci impone per la carriera, per la famiglia, per tutte le attività nostre, per ritagliare del tempo da dedicare a servizio di una comunità. Questa è la grande sfida. È sempre più difficile trovare giovani che si iscrivano al servizio civile, è sempre più difficile trovare il tempo da destinare, ma non soltanto per la Croce Bianca, ma anche per tutti gli altri colleghi delle varie associazioni assistenziali. Quindi questo è veramente difficile, perché poi quando tu entri dentro ti rendi conto che sei in una realtà coinvolgente e che comunque ti costruisce e ti dà qualcosa. Ha parlato dei giovani. C'è un programma educativo specifico rivolto ai giovani per avvicinarli al mondo del volontariato o no?
Sì, ci sono dei bandi regionali per i quali si prevede anche di riconoscere un piccolo contributo a spese, in modo tale che nessuno abbia a rimetterci nemmeno la benzina per venire a porre servizio. E poi è evidente che ci sono dei protocolli formativi, delle attività nei quali i giovani vengono inseriti e che hanno una loro gradualità per formativa. Quindi si inizia piano piano a prendere confidenza con quelle che sono le attività e i servizi per poi maturare e prendere tutte le abilitazioni anche per i servizi in emergenza. Oggi 14 settembre 2019, una data importante per la storia di Croce Bianca che inaugura una sede a Ponticino. La prossima inaugurazione è già prevista? Ma noi abbiamo intenzione di fare questa stessa attività allargando la nostra attività su altri territori dove vediamo che ci può essere spazio, soprattutto ci può essere una richiesta di servizi, perché magari ci sono non complete disponibilità per accompagnare soprattutto persone a fare visite mediche o ad analisi. Credo che a breve ci sarà una iniziativa simile nella Vallata del Casentino, per i quali siete naturalmente invitati a partecipare. Prosegue il convivio internazionale al Castello di Dante, Rinascere con le arti, la rassegna nata per valorizzare la Divina Commedia di Dante Alighieri e l'identità del Castello di Poppi attraverso il contributo di artisti e studiosi locali, nazionali ed internazionali. Domani alle 21 si parla di Dante, maestro per l'umanità oltre il tempo. Organizzatori, l'Associazione Amici di Dante in Casentino e Casentino, la Valle dell'Anima. Questa è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.